Ciao ragazzi, bentornati, non ci vediamo da tanto, ma siamo ritornati, si riparte alla grandissima. Ok, come abbiamo detto nel precedente video, parleremo del set ergonomico. Per chi comunque non sapesse di cosa stiamo parlando, del set ergonomico, o comunque speculare, no? Legato anche al mio libro che ho scritto diverso tempo fa e adesso abbiamo ripreso con Matteo Favero, andrete a capire di che cosa stiamo parlando, ma soprattutto dei sistemi da utilizzare, non tanto spostare, come spiegavamo nel video precedente. Andate a vedere di cosa si tratta. Bene, giustamente non è una novità. La novità è che magari ci abbiamo lavorato dietro, ma tra i primi batteristi che veramente mi hanno stimolato e hanno cominciato a lavorare in questo modo, si parla addirittura di Gary Chester, uno dei più grandi batteristi, che ha fatto grandissime registrazioni e studi di registrazione e metodi, ha fatto tantissime cose, uno dei grandi, diciamo forse il più blasonato dei tempi nostri, insomma. Ad oggi il grande Mike Mangini, altro personaggio che il suo set, come vediamo, ma tanti altri. Non stiamo a parlare poi di Terry Bozzio, ci sarebbe una lista infinita, no? E come dicevo, il coraggio di osare è veramente importante, proprio perché questi personaggi ci hanno dato lo spunto, lo stimolo per poter muoversi in modo ambidestro, in modo aperto e diciamo cambiando voci, creatività. E noi continueremo quella strada e porteremo avanti questo concetto legato poi a un sistema che ho fatto, legato alle forme geometriche, a tutto un meccanismo, diciamo, organizzato. Bene ragazzi, ora lascerò la parola a Matteo Favero, che vi introdurrà il concetto dell'ergonomico partendo dall'inizio e andando avanti con tanti esercizi e video registrazioni. Ciao Franco, grazie mille, ciao ragazzi, ciao a tutti. Allora, dunque adesso vi spiego che cosa vuol dire Ergonomic Drum Set System, questo corso basato appunto sul set ergonomico, quindi speculare. Quindi cosa vuol dire? Tom centrale, rullante, timpano sinistra, timpano destra, Charleston a sinistra e Charleston fisso a destra. Dunque, in questo corso vi farò vedere dei warm up, dei feel, dei groove, portati sia sul lato destro che sul lato sinistro. Dunque, eccoci qui, prima lezione. Dunque, partiamo con la spiegazione del groove. Groove terra-terra, proprio quello più semplice di tutti, portato prima a destra e poi a sinistra, fatto in modo molto molto lento. Partiamo. Eccoci ragazzi, dunque, primo esercizio sui tamburi, quindi partiamo con la mano destra, tom, timpano, tom, timpano, destra. Dopodiché faccio vedere l'esercizio insieme al groove che abbiamo fatto prima. Dunque, portato prima a destra, quindi feel, groove a destra, di nuovo tom, timpano, destra, e poi groove col lato sinistro.
Ok ragazzi, eccoci, dunque, seconda parte, Tom, timpano sinistro, fraseggio fra Tom e timpano sinistro, dopodiché accompagniamo sempre con il groove iniziale, quello semplice, quindi fraseggio, Tom, timpano, ok, accompagnamento con la destra con il groove, Tom, timpano sinistra, accompagnamento con la mano sinistra. Ok ragazzi, adesso un altro bellissimo esercizio, quindi uniamo quello che abbiamo fatto prima, quindi facciamo Tom timpano destro, Tom timpano sinistro, poi andremo a colorare con il groove iniziale, quello semplice, quindi Tom timpano destro, Tom timpano sinistro, groove portato con la mano destra, dopodiché Tom timpano destro, Tom timpano sinistro, portamento sinistro per il groove, quello semplice di prima. Via! Ok ragazzi, eccoci al prossimo esercizio. Dunque, facciamo il contrario di prima. Quindi, partiamo da timpano sinistro, Tom, timpano destro, Tom. Poi, di nuovo, come la sequenza di prima, timpano sinistro, Tom, timpano destro, Tom, accompagnamento groove, mano destra, timpano sinistra, Tom, timpano destra, Tom, accompagnamento groove di sinistra. Via! Ok ragazzi, grazie mille, vi do appuntamento alla prossima lezione, ok? Grazie!